Bene, ringrazio innanzitutto Donato, il Presidente, per questo regalo che mi ha fatto, perché è un periodo molto ricco, mi ha chiesto di presentarvi il centro di Mica Queste, di Venerario della Prologo, in soli 3 minuti. Capirete che è impossibile, soprattutto per chi è appassionato e ama questo paese, soprattutto perché cercheremo di presentare Mica Queste sia attraverso le tappe dell'itinerario, ma sia nei modi di presentazione, in un modo assolutamente diverso da quello che si può aspettare dalle guide turistiche. Io non mi improvviserò guida turistica, non leggerete date, non leggerete nomi, vi lascerò parlare soprattutto le immagini. Per questo ho scelto di cominciare con questa immagine, ok, che è un poco provocatoria, perché questa immagine è scattata da Capo d'Orlando, parliamo quasi poco dopo il casello di Castellammare, diciamo così, in cui si comincia ad entrare nel territorio di Mica Queste. Questa cosa voi direte è ovvia, vi assicuro, così come questa scritta che vedete, Mica Queste, Penisola Sorrentina, Golfo di Napoli, ci tengo a precisare, a farvela vedere, perché persone di Vico, persone di Sorrento, persone di Napoli e persone d'Italia non sanno che Mica Queste è una perla della penisola sorrentina, della costa sorrentina, del Golfo di Napoli. È una perla che affaccia, tra i pochissimi comuni che lo fa, sia sulla costa di Sorrento che sulla costa, come abbiamo visto prima nella presentazione di Paolo, sulla costiera amalfitana. Ok, patrimonio del mese, quindi questi devono essere un po' gli elementi distintivi su cui Vico deve puntare, l'amministrazione deve puntare, e si è cercato sempre di farlo, ma a mio avviso ha riletto. Quindi